persona, no? Leggera. Scema, è più la bomba. Aspetta che arrivo, eh. Ma è Dante? Fai tu per Dante. C'è Bonetto. Aspetta, arrivo, arrivo. Vai. Sì. Buona la prima, infortuni a parte, possiamo dire. Sì. In campo abbiamo cercato di fare quello che ci ha chiesto il mister, che avevamo preparato durante queste due settimane per il ritiro, e si è intravisto già qualche trama, qualche combinazione, quindi c'è tanto ancora da lavorare, da preparare, sistemare, ma siamo sulla strada. Senti, giusta. Dopo il gol all'università di Parigi, ti veniva voglia di bessare subito quella maglia della tua squadra? Hai avuto due, sì, occasioni belle, no? Devo far gol, però. Là devo far gol, però arriverà più avanti. Come ti trovi a giocare da mezzala? Perché comunque hai fatto delle buone partite, anche mi ricordo poco che hai fatto con Misoli da mezzala, e è un ruolo che puoi approfondire, insomma, che puoi fare tutto cosa ne pensi? Sì, diciamo che centrocampo e soprattutto dove mi chiede il mister, cerco di dare una mano ai compagni se sono chiamati in campo. Preferisco personalmente giocare davanti alla difesa, però l'occorrenza a mezzala non è un problema. È un ruolo che comunque ancora perfezionare. Però se giochi in quel ruolo lì sei stato più pericoloso di tutta la squadra. No, sarà una fatalità questa partita. Ci vai, sarà una fatalità questa partita qua, poi non sono, diciamo, le mie caratteristiche principali, quelle di essere. Qual è l'occasione che rimpiangiti più del ruolo? La seconda perché ho visto per terra e non pensavo potesse arrivarci, sinceramente. Là mi sono concentrato sul prendere la porta, ma è stato bravo lui a ritornare in piedi subito e ributtarsi sull'altra cosa. Beh, la prima hai calciato bene invece, l'hai calciata angolata, è stato bravo il portiere sulla prima. Sì, la prima ho cercato di tirare sul primo palo, cercare di sorprenderlo, ma è stato bravo, attento, anche perché era vicino. Quindi... Senti, il mister ha detto che si sta rendendo conto che sta nascendo un gruppo, perché dice che prima della partita, mentre eravate in pullman, preparavate proprio, sembravate proprio l'atmosfera classica di una partita di campionato. Sì, tu che sei uno che ha vissuto quello che ha vissuto la Serie B in questa giornata, che idea ti stai facendo? Che idea mi sto facendo? Stanno lavorando tutti i giorni, seriamente, e allora... l'ora e mezza che ci chiede il mister in campo, poi appena finisce l'allenamento come vuole lui, si stacca la spina e ci si diverte, si sta in compagnia, ci si stravia, insomma. Poi quando c'è da andare in campo, giocare le partite, allenamenti, bisogna riattaccare la spina e essere concentrati tutti insieme, pensare a tutti allo stesso modo, quindi penso che continuare così ci può far solo del bene. Tu poi sei ancora giovane, però ormai sei rimasto uno dei pochissimi, diciamo, veterani del Padova. Senti un pochino di responsabilità anche da questo punto di vista, insomma? Sinceramente non ci penso, io cerco di giocare con i miei compagni, di divertirmi, perché se manca quello poi ci fa fatica. Però sì, terza stagione a Padova, quindi qualcosina si sente, si sente. Bisogna eliminare le scorie dell'anno scorso. Assolutamente. Quest'anno un'altra annata e dobbiamo cercare di fare il meglio possibile. Senti, ma voi chi tutto, Nicolò, quelli che sono rimasti? Certo. Chiaramente credo che ci sia una voglia di rivincitare, cioè, per quello che dopo quello che è successo. Secondo te i nuovi, in questo senso, cominciano a recepire l'idea che comunque deve essere un Padova protagonista? Sì. Si dice vinceremo il campionato, però che sia protagonista sì. Ma io penso che i ragazzi che sono arrivati qua hanno voglia di far bene e lo stanno dimostrando tutti i giorni quotidianamente in allenamento, e quindi penso che l'abbiano anche loro. Voi vecchi, come volete? Noi vecchi a maggior ragione. Senti, tornando invece all'università, che esperienza è stata? Come l'hai vissuta? È stata un'esperienza fantastica, che io all'inizio sinceramente non mi aspettavo fosse così, però vissuta come l'abbiamo vissuta noi è stata veramente una cosa sensazionale. Avete anche partecipato all'inaugurazione, a San Paolo? Sì, 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 abbiamo partecipato, tranne la cerimonia di chiusura, perché ovviamente dovevamo tornare nelle rispettive società, però sì, abbiamo partecipato a tutto.
però è stato bello perché era un villaggio dove c'era tutto il calcio, sia maschile che femminile, tiro con l'arco. Quindi la sera ti trovavi là sotto, facevi un po' di conoscenza con gli altri ragazzi di altre nazioni, è stato bellissimo. È stato anche impegnativo, immagino, perché giocate ogni due giorni. Ogni due giorni, sì. No, beh, sotto quel punto di vista stava il mister, poi abbiamo fatto praticamente due squadre e bene o male ci giocava una partita a testa. Siamo arrivati terzi, un po' di rimpianto però. Sì, un po' di rimpianto sì, però fidatevi che i giapponesi andavano veramente tanto forti, ma tanto forti. E anche a livello personale ho avuto una bella ribalta, a parte il gol, la famosa punizione eccetera, comunque insomma, è stato utile, sì, no? È stata un'esperienza proprio fantastica. Senti, ma a proposito di staccare la spina, tu ti riferivi al singolo giorno, ma tu l'hai mai staccata quest'anno la spina alla fine? Sei riuscita a fare vacanza? Sì, un po' di vacanza l'ho fatta. Diciamo che la vacanza grande ho dovuto preparare due esami. All'università? All'università. Che facoltà? Architettura, Venezia. Quindi me la sono, diciamo, bruciata così. Però sì, una volta tornato dall'università ho avuto due giorni di riposo per ricaricare un attimino mentalmente le batterie e poi siamo ripartiti. Gli esami già li fate? Sì, sì, sì. Bene? Passati. Perfetto. Senti, l'ultima cosa per me. Ti aspetti di trovare papà di nuovo avversario? Quest'anno no. Anche se adesso lui...